Primo Levi nasce a Torino nel 1919 da famiglia ebraica. Studia chimica, nel 1943 diventa un partigiano, venne deportato ad Auschwitz. Al suo ritorno scrisse un libro, Se questo è un uomo, in cui racconta l'esperienza dell'Hager. Per mia fortuna sono stato deportato ad Auschwitz solo nel 1944, e cioè dopo che il governo tedesco, data la crescente scarsità di manodopera, aveva stabilito di allungare la vita media dei prigionieri da eliminarsi, concedendo sensibili miglioramenti. Mancavano i contatti, le armi, i quattrini e l'esperienza per procurarseli. Mancavano gli uomini capaci ed eravamo invece sommersi da un diluvio di gente squalificata, in buona e in mala fede, che arrivava. Ci domanda cortesemente, ad uno, in tedesco e in lingua franca, se abbiamo denaro o orologi da cedergli. Tanto dopo non ci servono più. E questa non è una scuola rabbinica. Si vedono le parole, non sue le parole, torcergli la bocca, uscendo come se sputasse. A che scopo perdere tempo con lui? Ci spiega di mala voglia che tutti gli altri sono sì, qui al lavorato. Da quanto sei il Lager? 3 anni e leva 3 dita. Deve essere entrato bambino, penso con orrore. D'altronde, questo significa che almeno qualcuno qui può vivere. Innumerevoli sono le proibizioni. Avvicinarsi a meno di 2 metri dal filo spinato. Dormire con la giacca o senza tutti gli altri. Approfittano del diversivo per sospendere il lavoro. Arriva il capo, distribuisce pedate. Sono immediatamente dichiarato Asformender. Che cosa voglia dire non so, non è certo questo. Questa musica suona. Noi sappiamo che i compagni, fuori nella nebbia, partono in marcia come automi. Le loro anime sono morte e la musica le sospinge. A sera si era aperta la porta della baracca. Una voce ha gridato, Hattun. E ogni rumore si spegne. Il suo metodo consiste nel mettersi in fila dietro a qualche di sentierico autentico che offre garanzia di successo. Quando viene il suo turno gli domanda la sua collaborazione. Ma subito pensiamo in forma di gioco. Ho avuto fortuna. Questo è il blog di Alberto. Alberto è il mio migliore amico. Il mio madre è i primi stanno ascoltando e io sto raccontando questo disco. Il fischio su delle note, il gatto buio, ogni vicino che io vorrei spostare, oppure di svegliarmi. Rifà la lucetta e cerca contemporaneamente di vestirsi, in modo da non lasciare nessuno dei suoi oggetti incustoditi. L'atmosfera si riempie di polvere fino a diventare opaca. I più svegli. Era anche debole di vestita e perciò si svegliava e mi svegliava 8-10 volte per notte. Una sera mi lasciava il lager. Lager, Vernick Tunslager, Kazen, fornisce da solo 10.000 lavoratori. Che ma poi è venuto meno un riferimento di Marca alla cantina. E allora, mancando la copertura, la moneta è precipitata in corpo a un quarto di un giorno. Il sia stato, anche naturalmente, una gigantesca esperienza. La sua capacità di odio, rimasta inappagata nella direzione degli oppressori, si riverserà irragionevolmente sugli oppressi. In quel caso, talenti e carboni asciutti e sa accendere in pochi istanti un fuoco anche sotto la pioggia. Sa fare il sarto, il falegname, il ciabattino, il barbiere, sputa a distanze incredibili, canta con voce di basso non sgradevole, canzoni polacche. In lager non vi sono criminali né pazzi. Non criminali perché non ve legge morale a chi contravenire. Non pazzi perché siamo determinati e ogni nostra azione è, a tempo e luogo, io so che sono della stoffa di quelli che esistono, sono troppo civile, penso ancora troppo, mi consumo al lavoro. Ed ora so anche che mi salverò se diventerò specialista. E diventerò specialista se supererò un esame di chimica. Oggi, questo vero oggi, io sono seduto a un tavolo scritto. E dopo quando? Il nulla. Un buco nella memoria. Prima che se ne illuminasse, altro buco. Via la gamba quando fa il mezzo. La lotta contro la fame, il freddo e il lavoro. Lascia poco margine per il pensiero, anche se si tratta di questo pensiero. Ciascuno reagisce a suo modo, è quasi inesicato. Già, non è più un giorno, non ha lasciato traccia nella memoria di nessuno. Lo sappiamo, che domani sarà come oggi. Adesso forse pioverà un po' di più. È l'ultimo atto, l'inverno è incominciato e con lui la nostra ultima battaglia. Vedremo. Non è più grato di militare, grazie.
ma ormai ho un anno di lager e so che se uno vuole rubare e ci si dedica alla sera e al mattino non esiste nulla mi distingue dal gregge, ma di giorno al lavoro io sto al coperto e al caldo e nessuno mi picchia. Rubo il peso che scorre. Io ero un uomo libero, fuori legge ma libero. Avevo un nome e una famiglia, possedevo una mente abile e inquieta e un corpo agile e sano. Pensavo. Il corpo ha pensato atroce. La banda ha ripreso a suonare. E noi, nuovamente ordinati in colonna, faceva molto freddo. Pensavo che avremmo dovuto cercare una stufa da installare, procurarsi carbone, legna e viveri. Sapevo che tutto questo era necessario. Ciò che dominava le nostre menti era la sensazione paralizzante di essere totalmente inermi e in mano alla sorte. Si trattava di metterla in opera. Avevamo tutti e tre le mani paralizzate. Il metallo faceva una distribuzione di patate bollite e un cucchiaio a testa di lievito. Pensavo vagamente che potesse giocare contro la vitaminosa. E rientrammo spingendolo faticosamente sulla nave. Per quel giorno ci accontentavamo ancora di patate bollite e fette di rame. Troppo gelato perché si potessero scavare fosse. Molti cadaveri furono accatastati in una trincea, ma già fin dai primi giorni il mucchio emergeva dallo scavo e era tutto la baracca col fagaci assorbivano l'intera nostra produzione, pagandoci in lardo e farina. Io stessa avevo trovato il blocco di cera. Arthur è raggiunto felicemente alla sua famiglia e Charles ha ripreso la sua professione di maestro. Ci siamo scambiati lunghe lettere e spero di poterlo ritrovare un giorno. Avigliana, Torino, dicembre 1945, gennaio 1946.